Fa tappa all'Istituto Professionale di Marzio la carovana degli European Solar Days, la campagna promossa dall'Unione Europea per un approccio didattico ricreativo all'energia fotovoltaica e patrocinata dalla provincia di Pescara. European Solar Days è una campagna nazionale ma prima ancora europea di promozione dell'impiego dell'energia solare nelle sue due declinazioni, del solare termico per la produzione di calore e del fotovoltaico per la produzione di elettricità. Punti di forza sono che in effetti tutta la cittadinanza europea, quindi anche quella italiana, sarà educata tramite questi eventi in svolgimento fino al 15 di maggio alla propria conoscenza delle potenzialità molteplici e anche tutte da scoprire proprio della fonte di energia rinnovabile qual è quella del sole. Assieme ad una lezione in Aula Magna, la giornata si è snodata anche in un test drive riservato agli studenti sui veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida. Non solo un forte messaggio ecologico per i ragazzi impegnati nella formazione meccanica, ma anche una nuova porta che si apre sul futuro occupazionale. Visto che l'idrogeno, per quanto riguarda l'idrogeno, si è dovuto rinviare a più anni, il futuro intermedio per buone 20 anni sarà l'ibrido, quindi i ragazzi dovranno sicuramente essere preparati su questa nuova tecnologia e solo con l'aiuto delle aziende, delle concessionarie, delle case costruttrici noi potremmo come scuola essere in grado di fornire degli ragazzi che possano spendere immediatamente sul lavoro le loro competenze. 4, 2 o addirittura 3 ruote. In città la rivoluzione della mobilità sostenibile è già arrivata. Il veicolo MP3 è dotato di 2 ruote anteriori e una al posteriore. Caratteristica fondamentale è che le 2 ruote anteriori sono basculanti, quindi indipendenti l'una dall'altra e permettono al veicolo in fase di frenata, come in questo momento, di essere perfettamente in equilibrio su se stesso. C'è un blocco che va a bloccare appunto gli ammortizzatori anteriori, quindi il veicolo potrebbe non avere bisogno né di cavalletto centrale né di poggiare i piedi a terra, sia in fase di frenata o in fase di parcheggio. Per quanto riguarda la versione ibrida, il veicolo è dotato di 4 funzioni, una che è solamente a batteria, un'altra che è batteria in retromarcia, l'altra che è la versione ibrida, appunto, che parte a batteria il veicolo e poi si attiva intorno ai 2500 giri il motore, e la versione normale a motore che però in fase di frenata e di decelerazione permette al veicolo di ricaricare in parte la batteria stessa. Autonomia? Autonomia 30 km a batteria, solo a batteria, fino a una velocità di 60 km orari. E nella versione Hybrid Power invece viene raddoppiato il chilometraggio, 60 km al litro praticamente.